Nel giardino dei limoni del monastero di San Benedetto in Conversano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dall'Associazione Sensazioni del Sud Le Notti della Contea. L'evento, patrocinato dal comune di Conversano, vede il coinvolgimento di altri attori istituzionali, tra questi la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari, la città di Nardò, il comune di Putignano, il SAC, Expo 2015 e CERS Italia. Presenti il sindaco della città di Conversano Giuseppe Lovascio, l'assessore alle attività produttive Francesco Masi. Sindaco, rieccoci con la storia di Conversano e soprattutto con l'associazione Sensazioni del Sud ad organizzare questo corteo storico che comunque quest'anno è importante. Soprattutto una manifestazione di grande interesse per la città di Conversano ma anche per il territorio. Queste manifestazioni riguardano l'intero territorio del sud-est barese. Noi siamo orgogliosi di questo tipo di organizzazione, siamo orgogliosi del lavoro che fa Sensazioni del Sud. Io penso davvero che questi tre giorni, 7, 8 e 9 agosto, potranno essere dei giorni che non solo coinvolgeranno la nostra città, ma coinvolgeranno tutti coloro che la vorranno visitare, ma saranno davvero di particolare interesse, un interesse storico. Poi ci sarà tanta possibilità appunto di viverla, no? la città in una chiave storica, quindi si vivrà tra la gente, gli artisti saranno tra la gente, i figuranti, i colori, gli abiti storici. Sono assolutamente convinto che sarà un bel momento, l'ennesimo bel momento di questa stagione 2015. Grande lavoro, grande opportunità anche per la nostra città e soprattutto quest'anno hai coinvolto anche i cittadini e tutto il resto, però ci sono due novità importanti. La birra? Sì, la festa della birra medievale che facciamo in collaborazione con Birra Nova, il birrificio pluripremiato alla festa della birra al concorso Birrai d'Italia 2014, quindi birra artigianale, e la Contesa delle Contrade che è praticamente una specie di palio che noi andiamo a organizzare e dove si sfidano i bambini delle scuole elementari di Conversano dai 6 ai 13 anni, insomma. E quindi questi bambini appartenenti alle 6 contrade di Conversano si sfidano tra di loro e il conte in persona, Gian Girolamo II d'Acquaviva d'Aragona, interpretato dal nostro Dario Faggiano, poi proclamerà a fine dei giochi la contrada vincitrice. Quindi è tutto pronto, attendiamo questo grande evento che quest'anno comunque è stato separato, così come dicevi tu nella conferenza stampa. Sì, abbiamo ritenuto, ormai è già da qualche anno che noi ci pensavamo di separare le due manifestazioni, cioè la festa storica dalla festa religiosa. Io mi riferisco chiaramente alla festa di San Rocco in Contea che noi abbiamo organizzato per 3 anni, che siamo stati contenti di organizzare prima in collaborazione con i collegio e il comitato Festa San Rocco, poi abbiamo preso questa decisione comune, devo dire, sia noi e i ragazzi del comitato, di dare alla festa religiosa una propria identità e a questa festa storica un'identità tutta nostra, ecco. Qui siamo in compagnia del regista Dario Faggiano, quindi regista e soprattutto attore protagonista dell'evento. Ci sono tutti i presupposti per svolgere questo evento così importante e storico, quindi raccontiamolo. Sì, ci sono tutti i presupposti. Infatti quando Gabriele mi ha chiamato, insomma, io mi sono reso conto un po' del gruppo, ho letto un po' di materiale e ho visto che veramente c'erano tutti gli ingredienti per poter fare qualcosa di fatto bene. Per questo ho accettato, anche se i ragazzi non sono dei professionisti, però ho visto in loro una grande passione, una grande voglia di fare e facendo le prime prove è venuta tutta fuori. Quindi cercherò di tirare da loro il meglio possibile. Per quanto mi riguarda la parte attoriale darò il meglio che posso, perché comunque Gian Girolamo II aveva, diciamo, il suo ruolo importante, lo farò da sulla balconata, annuncerò i 3 giorni di festa, quindi cercherò di dare veramente il meglio di me per fare al meglio l'evento. Ecco. Quindi la rievocazione storica è molto importante per il territorio? Assolutamente sì, perché è una maniera per far conoscere il patrimonio storico e culturale che abbiamo qui su Conversano. I monumenti, le pietre, la storia di Conversano è immane, insomma, abbiamo tanta roba da raccontare, la rievocazione è uno dei mezzi e quindi ritengo importante farlo. Buon lavoro!
Grazie. Di cui abbiamo anche un partner, così come lo vogliamo chiamare. Sì, io rappresento l'associazione On Stage, sono la sorella di Vito Di Leo, nonché presidente di questa associazione, che partecipa all'evento Notti della Contea, appunto, organizzato da Sensazioni del Sud, con il suo spettacolo inedito sulla storia del Conte di Conversano, che è già andato in scena nel marzo 2014 e viene riproposto in questa occasione in versione concerto, quindi una versione ridotta con prevalentemente canzoni e alcune scene recitate. Lo spettacolo è scritto a sei mani da Vito Di Leo con la collaborazione di Maurizio Semeraro e Antonio Torella. E qui ancora più importante la figura del consulente storico, quindi così come è esordito in conferenza, è la prima volta che si interessa di questo argomento, quindi è stato difficoltoso? Sì, innanzitutto diciamo che mi occupo, sono un antropologo principalmente, quindi mi occupo di beni culturali, di beni materiali, e dei monumenti antropologici, quindi è la prima volta che mi sono orientato in una ricerca storica, quindi l'andare per archivi, per biblioteche, l'analisi anche delle letture, degli atti. E indubbiamente però è stata un'esperienza importante, perché mi ha anche fatto comprendere certe tematiche, certi processi culturali, certi anche mutamenti che sono avvenuti nel tempo, che soltanto leggendo la storia si possono riflettere. A tal proposito, il contesto che abbiamo deciso di ambientare, quello seicentesco, abbiamo deciso di immergere in un'atmosfera medievale, proprio perché abbiamo deciso di festeggiare, celebrare la nomina a conte di Gian Girolamo. Infatti abbiamo citato che quest'anno è il 389 anniversario da quella data, il 1626, e abbiamo quindi deciso di unire questa celebrazione con la rievocazione dei personaggi illustri conversanesi, tra i quali il primo conte di Conversano, la Sibilla e infine l'Admeta Paleologo. Quindi diciamo è stato un qualcosa di importante, perché l'auspicio era quello proprio di stimolare anche alla ricerca storica, alla ricerca delle proprie radici. Grazie e buon lavoro. Grazie. Dal 7 al 9 agosto nel centro storico di Conversano, le Notti della Contea, evento storico di Puglia. Tre giorni di rievocazioni storiche, gastronomia tipica, giochi e festa della birra medievale. Le Notti della Contea, dal 7 al 9 agosto nel centro storico di Conversano. Visita la nostra pagina Facebook Le Notti della Contea.